Luca e Diego, i Sonora. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Come va? Bene, benissimo. Avete trottato in questa estate in giro per l'Italia, in giro... Dove siete andati a suonare? Ci siamo stati un po' in giro e abbiamo chiuso la nostra tournée estiva proprio giovedì scorso a casa nostra, al Teatro Romano di Verona. È andata benissimo e siamo contenti di quest'estate. E al sud siete scesi? Al sud? Sì, sì, siamo stati a Palermo, a Crotone. Abbiamo avuto modo anche di toccare le date del sud. Pubblico? Caldo. Molto caloroso, sì, molto. Arancini ne avete mangiati? Sì, assolutamente. Si vede, Tira dietro la pancia. Lo sapete che tra qualche giorno, insomma tra 9 giorni, mangerete anche un sacco di sfogliatelle, magari pastiere napoletane e magari anche dei babà. Non vediamo l'ora. Perfetto, no, vi volevo informare così se vi dovete mettere a dieta fatelo prima, perché poi il 18 non voglio sentire complimenti. Okay. No, sai, no, la dieta, no. Allora, voi ragazzi, inutile dirlo, voi siete super favoriti di quest'anno, perché ogni Quarta puntata sfortuna. Celebriamo il vostro primo posto. Vedremo oggi cosa succederà con l'ultimo televoto, però questo vi fa onore, siete un po' orgogliosi di questo successo. Che altro è merito delle fans che ci votano tutti i giorni, dunque dobbiamo ringraziare loro. Insomma. Allora, io però adesso voglio capire il vostro rapporto veramente con le fans. Cioè, voi vi sentite quotidianamente, cioè scrivete a loro, cioè, dopo tutto questo... amore, questo affetto, voi sì, ricambiate. Vengono costantemente aggiornate sulla nostra giornata, i nostri impegni. E siete voi in prima persona a farlo? Sì, 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 su Facebook, il nostro Facebook ufficiale. Fratello molto generoso, per quello che abbiamo tutte quelle fans. Ah sì, No, una battuta. L'ultima volta che abbiamo avuto ospiti qua, cioè, mi avevate parlato dell'album in spagnolo che stavate per registrare, stavate registrando, ancora eravate in corso, studio. Sì, abbiamo fatto 5 pezzi, diciamo che stiamo prendendo domestichezza con la lingua. Sì, dai, ma fatemi sentire qualcosa. Sì, ma del nuovo disco? Sì, sì, sì. Del nuovo disco ancora. Dai, dai, un verso. Sigame, un matame, sin amor llevo mil años. Somos cielo, todos buscando una razón. Va bene. Va bene, grazie, grazie mille, che insomma è importante. Dopo questa esibizione... Oh, un'anteprima del nuovo album dei Sonora in spagnolo. Esatto, adesso non uscirà più in Latino America. Perfetto. Allora, ragazzi, voi adesso vi andrete a preparare qui sul nostro palco, perché suonerete anche oggi, e noi facciamo una piccola pausa e torniamo qui tra poco con i Sonora. Dopo un meticolosissimo soundcheck, sono pronti per suonarci Good Luck My Friend. Facciamo un applauso ai Sonora!
spezzerò. Sonora, Luca e Diego, venite qui. Ho visto delle ragazze veramente provate dalla vostra esibizione. Dove? Ma in senso positivo o negativo? No, credo in senso positivo, anzi sono sicura in senso positivo. Cioè, loro erano, guardale. È scattata la lacrima? No, non si piange. Allora, Emanuela, parto da te. Anzi, inizia tu a fare una domanda ai ragazzi. Volentieri. Intanto complimenti per l'esibizione. Grazie, live. Ma io vi chiederei se qualcuno di voi due ha mai pensato di intraprendere una carriera da solista. Pensavo un altro lavoro che dicesse. Allora, no, finora no. Cioè, litighiamo come penso sia normale per tutti i fratelli, ma non abbiamo ancora pensato. Almeno io, poi non so lui. Perché non raggiungiamo il livello dei fratelli Gallagher? Belli ambiziosi, eh? È vero, nessuno forse vi ha mai messo davanti questa possibilità. Cioè, com'è il vostro rapporto di colleghi di lavoro, però fratelli anche, no? Sì, purtroppo. Gran rottura, sì. Ci vediamo troppo. Però no, dal lato può essere un vantaggio, perché ovviamente non ci sono... A casa si suona sempre. Sì, sì, appunto. E poi insomma, se non ci va bene qualcosa ce la diciamo senza problemi. Cioè fa schifo, insomma, ce la diciamo. Sì, dicevo prima, hanno fatto un soundcheck meticolosissimo, è vero. Mezz'ora lì e qualche volta lo bacchettai, perché dopo, ogni quando è finita ogni esibizione live c'è sempre il famoso processo alla tappa, lo chiamiamo noi, dove, ma tu hai sbagliato là, io ho sbagliato. Ma questo vi fa onore il fatto che facciate che abbiate una grande attenzione per il vostro lavoro. Questo insomma dovrebbe essere ad esempio anche per tanti altri artisti. Annalia, allora, dovendo scegliere una collaborazione, scegliereste i Lost o i Finlay? Ma guarda, noi siamo amici di entrambi le band, dunque non me la sento di rispondere, magari con tutte e due, tagliamo la testa a toro. Sì, sì, sì.
No, perché comunque fanno due generi diversi. Appunto. Proprio per questo, magari, no? E pescando invece nel panorama internazionale? Ma diciamo che abbiamo con un genere che piace a voi proprio. Beh, io da sempre sogno di un duetto con Jon Bon Jovi, non si avvererà mai, però però rimane il sogno del duetto. Poi lui c'ha Mark Knopfler, ognuno c'ha due nomi proprio da niente. Va bene, bisogna essere ambiziosi, bisogna puntare sempre in alto e sognare in alto. I sogni sono gratis, quindi bisogna sognare tanto. Emanuela, tu hai un'altra domanda? Vi chiederei se avete una canzone dell'estate 2010, qual è stata la vostra? Non puoi dire la tua, eh? Come? Non puoi dire la nostra. No, ce ne sono tante. Sicuramente quella di Cesare Cremonini è una delle nostre preferite. Sì. Io invece, dovendo, vabbè, sempre... meglio una produzione, che so, tipo all'estero, avete già fatto, avete già prodotto l'ultimo disco in Inghilterra, se non sbaglio, oppure una fiction, oppure protagonisti di una fiction. È informata la ragazza. No, perché sì, come penso abbiamo detto anche l'altra volta che abbiamo partecipato una puntata di Cesaroni, sì. Ma sono due cose diverse. È una cosa che ci ha fatto molto piacere fare gli attori, però penso che la nostra strada sia più la musica che la recitazione. Non siamo dei grandi attori. Direi proprio di no. E speriamo, insomma, che non cambiate. Perché no, questo perché non volevo creare un'aria di tensione, no, perché volevo collegarmi al proverbio napoletano che voglio così insegnarvi, che fa così. Dico che si è creato... dicotomia! Ecco, ogni tanto si creano momenti di tensione così. Allora, il detto è così... Lo faccio anche un po' gesticolando. Cagnane musicanti. Questo è un po' in siciliano, mi è venuto. Cagnane musicanti, ma la musica non cagna mai. Lo terremo. Vogliamo provare a ripeterlo? Che sia di buon auspicio. Cagnane musicanti, ma la musica non cagna mai. Cagna i musicanti. Cagnano i musicanti, ma la musica anche scritto. Non cagna. Non cagna mai. Sì, ma diciamolo insieme, eh. Cagnano i musicanti, ma musica non cagna mai. Bene, per chi non fosse della zona, diciamo, Napoli e dintorni, cambiano i musicisti, ma la musica non cambia mai. Speriamo che voi in futuro, speriamo, non cambiate. Va bene, grazie mille ragazzi. Grazie a voi, grazie a tutti. Ci vediamo a Napoli. Ci vediamo a Napoli. Ciao, ciao. Ciao Luca e Diego, grazie.